13 posti auto in più per i residenti ZTL nell'area della ex caserma Cadorna, che passano così da 37 a 50, di cui uno per disabili. Sono in fase di ultimazione infatti i lavori di riqualificazione della zona. Obiettivamente era anche mal frequentato. Fino a un annetto fa qui c'era un'area, diciamo, verde, tra virgolette, dove di fatto era un anfratto dove venivano compiuti atti poco leciti, diciamo così. E quindi abbiamo pensato di riqualificare l'area, in primo luogo per ridare una giusta dignità a questo importante angolo di città e in secondo luogo anche per aumentare i posti auto a servizio dei residenti della ZTL che soffrono la carenza di posti auto e da dopodomani, perché dopodomani finiranno i lavori dopo circa un mese, daremo ai residenti del centro storico ulteriori 13 posti auto, che sembrano pochi ma in realtà sono un bel polmone per i tanti residenti del centro storico. Un intervento dall'importo di circa 60.000 euro volto anche ad incrementare la sicurezza della zona. Abbiamo giustamente pensato di aumentare il lumen, l'illuminazione di quest'area e di dotare questo angolo di una videosorveglianza adeguata proprio per evitare non atti criminosi, perché di fatto non è mai successo niente in questo angolo, però per rendere più sicura la zona e dare la percezione a chi viene qui anche in tarda notte d'inverno di avere la tranquillità di poter entrare e uscire tranquillamente. È frequentata da studenti, l'anno prossimo sarà ulteriormente frequentata da studenti, perché i due piani, il primo e il secondo piano della palazzina che vedete alla mia sinistra, che è la palazzina della Cadorna, verrà data in gestione alla provincia, dove pensa di far studiare i ragazzi, se non sbaglio, del liceo scientifico e del Vittorio Colonna. Quindi i due piani saranno occupati fino a giugno del 2018 dagli studenti.